Pino e Bibi Romolo e Porcino. L'anno 60 è una data che ti incanta e ti racconta la sua storia vera, la sua carriera. Le piazza la luna, le campo dei fiori, quella roba che c'hai è una sigaretta, presta la gente. Stupendo! Pesca la sigaretta! Il signor Massimo Marino, fate sentire un po' di lo rivince all'unanimità Massimo Marino. Un bacio in bocca e ci diciamo eterno amore. Pure a me. L'amore vince sempre, bella frate. Oddio. Questo è un momento di alta televisione. Chi voleva capire ha capito, bella frate. Hai generato sto mostro mediatico che è Massimo Marino, nonché Vivi Roma Television, Fulvio? Beh, se così fosse sarei assolutamente orgoglioso, ma non è vero. Nel senso che io ho detto sempre che tu sei un talento assoluto. Massimo Marino è un altro di quei personaggi che vengono dal basso, è una specie di leggenda delle TV locali di Roma, del Lazio, dell'Italia centrale. Eccola. Eccola lì. Il suo tormentone a frappè, la sua lista Consumatori Uniti con Marrazzo. Duplica bene questo messaggio. Allora, presentati. Io sono Marco Cappato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Ma soprattutto una legge che va contro le speranze dei malati, di malattie gravissime, dal cancro al Parkinson, al diabete, all'Alzheimer, le malattie genetiche e non solo, che oggi esiste un tipo di ricerca scientifica, poi spieghiamo cos'è, la ricerca sulle cellule staminali embrionali, sugli embrioni umani, che è una delle speranze di cura per queste malattie. Ecco. Bella frate! Girate frate, Forrest! Vai mamma Silva! Vai mamma Silva! Presentate Matteo. Matteo. Non essere timido, dovresti essere abituato ai telecamere, Matteo. No, non sono abituato, Matteo Garrone. Rilassate, fa finta che Forrest c'ha la telecamerina da prima comunione, vai. Ma dai. Io mi sento. Matteo, c'hai un cognome, Matteo? Garrone. Che fai nell'ambito del cinema? Ma perché mi hai messo in mezzo così? No dai, perché me va. Dai, se sei così gentile. Faccio il regista. Regista, e che film hai fatto? L'ultima tua opera cinematografica? Si chiama Primo Amore. Primo Amore. E che è uscito nelle sale, attori principali? Vitaliano Trevisan, Michela Cescon. Forse quello che si ricorda di più era quello che ho fatto prima, che si chiamava L'imbalsamatore. Forse Forrest se lo ricorda. Forrest conferma. Allora, Matteo. Il prossimo con Massimo. Chi lo sa? Stavo umana alla provvidenza, certo che accetto. Ciao Massime. Allora, aspetta. Allora, innanzitutto, stiamo a parlare prima, no? Insieme a loro, insomma, a tutti i soci. Abbiamo notato una cosa, perché c'è sorto per l'ultima volta, no? Anzi, spesso, sei venuto con tua moglie a mangiare e si è trovata bene. Dopodiché se ne è uscita dicendo che siamo tutti bei ragazzi. Ma non è che se è Rosica non c'è più portata... Sono 20 anni. Come ha detto l'altra volta? A chi tocca non si ingrugna.
cagato nell'orgoglio. Sono 20 anni che metti in mezzo la gente e stavolta ti è toccato. E vabbè. Sulle mani corbella, sulle mani, bella regà! Bella fratello! Mila, aiutami il nome? Roberta Missoni! Sto esaurito, Roberta Missoni, mi va in volè, ma molto slow! Stupende, anche vestite così da casalingue, stupendo. Siamo, come al solito siamo arrivati tardi perché c'erano Bennato, Britti. Tiro Mancino l'hai visti? Tiro Mancino l'abbiamo pure ripresi. Però sai che ti dico, che qual è la novità? Che sinceramente manco me ne può fregare meno di niente. Sono più propenso a promuovere artisti come Piotta, che ce lega un'amicizia ormai da qualche anno, perché tanto Bennato o Britti possono sopravvivere benissimo anche senza Vivi Roma, no? Ma pure Piotta, però bonoso. Guarda, io dico, parlo per me, io con Massimo ho un bellissimo rapporto d'amicizia, ma vi dico la verità, di grandissima stima, perché insomma so chi è lui dentro, ma io credo che arrivi attraverso quello strumento magico che è la telecamera a casa di tutti, e tutti ti amano e ti rispettano in giro, lo vedono, quindi da paura. Quando vuoi io ci sto, e lo sai. Senti, ossentiamo, è pure un bel regalo. Sto proprio a rosicà, bello. Chi non lo conosce, lui è come il pezzino. Sto parlando del mitico Angelo Ciccio Nizzo. Va bene, siamo a posto tutto. Marco Vittiglio, proprio su questa figura, la figura del personaggio che diventa poi popolare. Tu sei docente di alta visibilità, significa che controlli, guardi, scruti, segui il personaggio e ne segnali i problemi, i difetti, le pecche, le manchevolezze. Ne evidenzio. E praticamente io mi sono reso conto dello spessore di una materia universitaria che si chiama alta visibilità. Alta visibilità, sì. Esatto. E mi sono reso conto dello spessore qualitativo a livello televisivo di Massimo Marino, per essere conosciuto da tanti, quando è stato protagonista di un piccolo special che praticamente era La vita di notte, La gente della notte. E praticamente la RAI è vista a quell'ora da circa 1 milione di persone, perché in quell'ora tardissima, alle 2 di notte... Ma con Gene Gnocchi? No. Massimo andava in giro, andava in giro con un cameraman. È meglio coatto di noi altri. Hai vinto quel premio? Sì. Pure quello? Anche quello ha vinto, anche con l'avventura dovrebbe averlo vinto quel premio. Pure Gene Gnocchi. Praticamente andava nei posti più disparati la notte, dove si incontrava, a parte quello che lui ha evidenziato, gay e lesbiche, ma tagliagole, rapinatori, scippatori, cocainomani, e Massimo era conosciuto da tutti, anche conosciuto dall'avvocato di turno che andava al locale, poi magari con la bionda, che usciva e lo salutava. Quindi la conoscenza a tutto mondo di Massimo è dovuta dal fatto di essere non famoso ma popolare. Ah! Ah! Se riesco a dimagrire. No, ma tanto già so che non ce lo fai ripià. No. Che non lo sapevo. A Roma parli di bufale. C'ha un doppio significato. Bufala intendi? Bufala, mozzarella di bufala, ecco. Campane. Precisiamo. Per caciottaro. Sì. E io so sempre quel coglione di Massimo Marino. Venite. E venite al Pascià con 2 scudi, va cavate, bella frate. Grazie anche a Vivi Roma, diciamolo, no? Vivi Roma senza la tua bellezza poco potrebbe. Ci sono tantissime questi spettatori che ne seguono tutte le notte, no?
Sì, però torna a ripetere, il Vivi Roma senza la bellezza di Edelweiss poco potrebbe fare. Ringrazio, oh, che bugiardo che no, sei. No, la verità. Anzi, diciamo che il Edelweiss è bella sia per il Vivi Roma e anche per il California Club. Eh sì, eh sì. Soprattutto per chi c'è sa. Soprattutto per te che ogni tanto vedo che smollichi col braccio che te la tieni stretta, ma quanto lei... ti piace abbracciarla, eh? Ma lo sai che lei è amici da tanto tempo, quindi secondo me tu sei amica di lui. Quanta bella gente che c'è stasera, siamo felici e sono veramente veramente felice. La gente lo deve sapere e il pubblico deve sapere che è una grande famiglia. È una grande famiglia e io queste ragazze le adoro tutte quante, veramente sono emozionata, vai, veramente. O venite con 10 euro, o venite con 200 euro, vi divertite comunque, dico bene, frate, che massima, bella, frate, paradise. La prossima pubblicità andrà in onda con Aletta Ocean, quindi non perdetela, mi raccomando. Grande, ma sei stupendo, anzi, ma sei beautiful. Paradise, bella, frate. Questione solamente di quanti zeri mettete su assegno. Bella, frate. Pure, eppure vi assicuro che siamo dalla mitica. Ma che dico? Dall'osannata. Ma che dico? Dalla meravigliosa. Ma che voglio di? Ma che volemo di? Dall'antimadame. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, tanto sei carino stasera. Stasera è il massimo. Loredana a buon tempi, che insomma non vogliamo dire proprio, non ci sono parole per quello. Ci saremo anche noi con la ignobile telecamera del Vivi Roma. E però ti voglio fare una domanda veloce anche a te. Ascoltami, sì. Ilona. Hai avuto il coraggio di scrivere qualche aneddoto piccantino riguardo le tue avventure erotico trasgressive magari con qualche personaggio pubblico nel libro? Tutto quello che doveva essere scritto ho scritto. Nomi, cognomi, fatti, circostanze, indirizzo, numero di telefono, vai. Allora domani lo compro pure io il libro. Edito da Mondadori, Ilona Staller, Cicciolina, il titolo Per amore e per forza. Allora al volo tutte le librerie, perfetto, andare a comprare e me lo compro pure io. Ma tu ce l'hai? Allora guarda, guarda, allora il tuo libro sarà venduto anche nei due punti vendita di SM40 della Beautiful Sexy Shop. Ma dai, ma sì, a fare fatto in diretta da tutti belli. E ovviamente vale il motto, il peccato sarà non esserci. Bella, frate, lei è Cicciolina, ma voi Cicciolini ci sarete? Sei stupenda, Cicciolina. Come vedi bella, frate.